riscosso successo a Zafferana Etnea lo spettacolo Il Sud che suona. Il servizio di Gaetano Ravanà. Dopo il successo di pubblico a settembre nella Valle dei Templi di Agrigento davanti al Tempio di Giunone, lo spettacolo Il Sud che suona è stato presentato a Zafferana Etnea per la prima giornata dell'Ottobrata, manifestazione di promozione dei prodotti della terra che coinvolge l'area del Catanese. Successo di pubblico per la formazione agrigentina data dall'idea di Giovanni Di Maita e Lello Casesa per uno spettacolo originale che promuove il Sud e l'area mediterranea in Italia ed all'estero. Un cast di musicisti ed artisti di maturata esperienza, diretti da Mimmo Pontillo con la voce di Cristina Mazzaccaro, interprete della cultura napoletana, e di Alexandra Di Maida. Il progetto Il Sud che suona nasce dalla fantasia di questi artisti che girano nel mondo da quasi mezzo secolo tra le piazze, le strade di quartieri del meridione, tra serenate, pizziche e tarantello, un repertorio di brani tradizionali napoletani, pugliesi e della Sicilia, per raccontare come le tamborre, la pizzica e la tarantella possono fondersi creando un'atmosfera esplosiva con ritmi e melodie tipiche dell'area del Sud. Un percorso musicale voluto dall'Associazione 2000 presieduta da Lorenzo Di Blasi, che ha messo sul palcoscenico le diverse esperienze provenienti dalla musica popolare etnica e folclorica per parlare di Sud. Prossimo appuntamento è il 7 ottobre presso il Teatro Regina Margherita di Racalmuto, insieme ad altri importanti appuntamenti già in cantiere programmati nei prossimi mesi.